Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro secondo appuntamento settimanale in diretta, dove potete sfogarvi, farmi tutte le domande che volete, farmi analizzare le vostre altcoin preferite, condividere le notizie con gli amici della community. Insomma, è il nostro ritrovo trisettimanale, perché ormai siamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì in pianta stabile, dove ci scambiamo opinioni. Io con voi commento i grafici, commento le mie posizioni, le mie altcoin, che è quelle che sto seguendo, insomma tutto quello che vedo di interessante nel mercato, e vi condivido le notizie più calde dei giorni. Visto che ci vediamo molto spesso, fortunatamente abbiamo occasione di rimanere sempre sempre sul pezzo. Oggi Bitcoin è lì lì che sta aggredendo il lato inferiore del triangolo. L'hashtag il triangolo no dello scorso live effettivamente è stato recepito da Bitcoin, ha detto il triangolo no, e oggi lo rompo a ribasso. Così sembra in realtà, perché la candela di oggi è ancora molto 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 ambigua. Ha fatto un dampino localizzato, ma poi la domanda è tornata alla riscossa. C'è molta molta bagarre in questo periodo tra domanda e offerta, perché di fatto ci troviamo in una situazione molto estesa, e questo un po' spaventa. Ci troviamo però ancora in piena FOMO, il sentiment è estremamente bullish, e di nuovo, cioè per ora, le dips, ogni piccola flessione locale, viene subito comprata, e il risultato sono queste candele a predominanza di domanda. Perché se oggi dovesse chiudere così, sì, è vero, abbiamo perso il triangolo, però guardate la lunghezza della shadow. Tra poco, più verso metà del live, andiamo ad analizzare in maniera precisa e puntuale il grafico, perché bisogna anche considerare che si è formato un nuovo livello di resistenza, dove prima c'era quel clusterino delle 4 ore, vi ricordate, adesso si è propagato sul giornaliero ed è diventato un pool di offerta, quindi anche quello è un nuovo livello chiave. Insomma, aggiorniamo un po' i livelli sul grafico, aggiorniamo gli scenari e vediamo come comportarci. Però, per iniziare, mi raccomando, cominciate subito, vedo che già l'avete fatto, a fare un sacco di domande. Io parto col condividervi due notizie che trovo rilevanti. La prima riguarda Engine Coin, io ve le ho già condivise, ve le condivido sempre su Telegram le notizie nel momento stesso in cui io le leggo. Quindi se volete essere sul pezzo e avere sempre aggiornamenti su notizie, analisi e tutto quanto, seguitemi su Telegram, che non c'è risorsa migliore. E, però ovviamente, visto che vale la pena poi commentarle, magari voglio anche sentire la vostra opinione, ve le condivido anche nei live. Engine Coin è il primo token approvato in Giappone per il gaming. Questa è una notizia che non è banale, perché non è un semplice sì, via libera, si può scambiare, si può fare trading. Il Giappone è molto serio da un lato sul tema delle valute virtuali, perché ha un ente di vigilanza specifico che regola proprio le valute virtuali, è il Japanese Virtual Currency Exchange Association. Questo regolatore vigila in maniera molto precisa ed emette il nulla osta alle valute virtuali, per l'appunto, per poter essere scambiate. Ma una volta che emette il nulla osta, tutela molto anche i consumatori, dà dei diritti quasi bancari, no? Sullo scambio di valute virtuali e sugli exchange che lo fanno. Inoltre, visto che il settore del gaming, il mondo del gaming in Giappone, dove ci sono i colossi come Square Enix, per dirne uno, è veramente enorme, qua c'era anche una stima e è proiettato verso i 25 miliardi, pensate, nell'anno 2025, stando a queste stime, e quindi il fatto che in Giappone è stato autorizzato, legalizzato e ufficializzato il fatto che Engine Coin sarà una valuta virtuale utilizzabile nel gaming è veramente una notizia importante, che ci costruisce dei fondamentali molto solidi, al di là dell'hype che ha avuto sul momento, perché ovviamente il grafico ha risentito della notizia e l'ha fatta pompare in maniera abbastanza importante. Adesso sicuramente questo movimento di pump penso che avrà
avrà il suo ritracciamento e tutto quanto, però direi che vale la pena iniziare a seguire Engine Coin, cioè ne è sempre valsa la pena in realtà, ma adesso in particolare per i suoi fondamentali molto molto forti. E quindi, insomma, questo ve lo volevo assolutamente condividere. Seconda notizia, un po' più antipatica, Bitstamp in Olanda ha iniziato a rompere le scatole col KYC per i wallet privati. Cosa vuol dire? Qui c'è uno screenshot che ho trovato su Twitter di un utente a cui è stato chiesto che, viste le nuove regolamentazioni olandesi, perché ovviamente poi paese per paese questo varia, ci sono delle necessità di andare a dar prova che quando fai un prelievo di Bitcoin, di altre cripto, ad un tuo wallet, devi provare che è tuo tramite una foto. Qui dici, io non so esattamente come sia possibile, non so, devi farti il selfie con ledger in mano con l'address scritto sotto, non lo so. Fatto sta che devi dare un collegamento tra l'address e la persona, una sorta di KYC, che era quell'ipotesi, vi ricordate, che era stata avanzata anche in America dagli enti regolatori, e per cui c'è stata tanta polemica, e adesso c'è da vedere in che direzione vorranno andare. In ogni caso, vi volevo condividere queste due notizie. Prima di iniziare, mi è stata fatta una domanda via mail oggi da un ragazzo, io lo chiamo ragazzo, di 77 anni, e la prima cosa che mi ha stupito è che una persona di 77 anni possa essere così brillante. Non dico che tutti i settantenni sono stupidi, ovviamente, però pensate, da interessarsi al mondo delle cripto, da fare domande e da dire avrei voluto partecipare al live su Twitch ma non riesco, già questo per me è un più 100 punti. E chiedeva, a parte di Engine Coin, penso di averti risposto, cosa ne pensassi di Ethereum, Polkadot e Chainlink dal punto di vista di investimento e dal punto di vista del grafico. Fermo restando che ovviamente io non posso dare consigli finanziari e dirvi investite in questo, fate così, cos'ha, perché dipende sempre tutto dalla vostra propensione al rischio e dalla vostra struttura del portafoglio. Detto questo, io credo che tutte le coin citate siano ottime dal punto di vista fondamentale. Ethereum, insomma, ne parlo forse già fin troppo, è la piattaforma su cui gira tutto, smart contract, DeFi, le DApp, tutto ciò che ha valore al momento che cuba più valore è gestito su Ethereum. Quindi è lo standard da quel punto di vista lì, e non può che crescere nell'anno 2021. L'ho detto anche nel video dove parlavo delle 6 coin più interessanti per il 2021. C'era dentro anche Polkadot, proprio perché comunque il cross chain è l'evoluzione naturale per superare i limiti imposti dal solo Ethereum. Io credo che si sentirà sempre di più la necessità di allargare gli orizzonti non solo a Ethereum, perché di fatto è limitante nonostante sia lo standard. L'unico contro, se vogliamo, di Polkadot è il prezzo, che secondo me adesso è un pelino in bolla. Lasciatemelo dire, al momento Polkadot forse ha un pelino esagerato. Fatemelo vedere contro Bitcoin. Allora, ha avuto un pump importante, sta affrontando di fatto i massimi storici in BTC, quindi se li rompesse potrebbe tranquillamente avere un'altra leg up. Vedete, quest'area 50.000-52.000 sono i massimi locali e potrebbe tranquillamente avere un'altra leg up. Al momento avevamo individuato anche delle zone di accumulazione tra 38.500 e 41.500 la prima, poi sui 36.000 la seconda e 32-33.300 la terza, quindi si potrebbe tranquillamente distribuire una posizione accumulativa su queste aree. Se invece, ripeto, rompe di nuovo l'ultima resistenza rimasta, va in price discovery e si salvi chi può. Comunque, appunto, ha avuto un pump un po' importante, quindi io mi augurerei, lo scenario ideale sarebbe proprio quello di ritracciamento. Infine, Chainlink non l'ho citata nelle 6 coin, ma non perché non credo che valga la pena seguirla, ma perché non c'era spazio, insomma ne ho dovute scegliere solo 6 e non lo so, Chainlink l'ho messa dopo quelle 6 che ho scelto, però è ugualmente ottima perché il mondo degli oracoli non può che crescere, al crescere comunque delle applicazioni on chain. L'oracolo al momento è Chainlink, sì c'è anche Band Protocol, ma secondo
secondo me viene dopo, perché al momento Chainlink è lo standard da quel punto di vista e in quanto tale non può che aver spazio per crescere. Al momento tra l'altro non è neanche particolarmente in bolla il suo prezzo, anzi oggi mi è scattato la prima frazione di long. Non so se vi ricordate la posizione che vi ho condiviso, ve l'ho ricondiviso anche oggi su Telegram, dove insomma poi ne parliamo più tardi quando analizziamo i grafici, però anche graficamente è ben messo. Quindi ti faccio un saluto Franco e grazie di avermi scritto la mail per quando guarderai questa differita. Scusate se mi sono preso un po' di tempo per rispondergli, però ma non lo so, mi ha lasciato qualcosa e quindi ho pensato che fosse carino dedicargli i primi 5 minuti. Mi ha fatto davvero piacere quella mail. Adesso invece partiamo in quarta con le vostre domande. Vi voglio più carichi che mai, ma vedo che lo siete. Allora, ciao Luca, potresti spiegare meglio in che modo BTC influenza il prezzo delle altcoin? Te lo chiedo perché mi sembra che quando BTC sale, le altcoin in genere prima restano ferme e poi iniziano a salire. Quando BTC scende, invece, trascina con sé tutte le criptomonete. Allora, interessante domanda che capita molto spesso, perché di fatto il rapporto Bitcoin-altcoin è molto molto conflittuale, lasciatemelo dire. Perché di fatto ciò che accade è che quando Bitcoin fa dei grossi movimenti impulsivi, ok? Quindi quando passa in sostanza da fasi laterali, da fasi più pacate, a momenti di forte trend, c'è una, come dire, una calamita di liquidità. Tutti i volumi, tutta la liquidità si concentra su Bitcoin. Un po' perché sicuramente è il primo asset che vale la pena seguire, nel senso, uno che fa trading opera su Bitcoin e se Bitcoin magari sta fermo, non è più volatile, è meno interessante, si sposta sulle altcoin alla ricerca di volatilità con più cautela ovviamente rispetto che Bitcoin. Ma se Bitcoin ti dà la volatilità, non c'è nessun tipo di bisogno di andare a cercare l'altcoin, e quindi questo è uno dei primi motivi per cui viene attratto il capitale da Bitcoin nei momenti di forte trend. In seconda battuta c'è il discorso per il quale le altcoin sono scambiate principalmente, non tutte però la maggioranza, come mercato in Bitcoin, non direttamente in Tether, in euro o comunque in valuta fiat, e questo comporta un passaggio intermedio in Bitcoin, ok? Quindi cosa accade? Accade che le altcoin dipendono in termini di prezzo fiat da Bitcoin stesso, per questo motivo, e pertanto nel momento in cui Bitcoin inizia a vacillare, dalle altcoin uno tende a scappare proprio per essere pronto eventualmente a fare più profitto su Bitcoin oppure a uscire in fiat nel caso in cui il tutto dovesse crollare. Questo è una cosa di massima, perché in realtà cercare di prevedere quello che accadrà usando questi criteri è molto difficile, perché verrebbe da dire ok, adesso Bitcoin pompa, allora le altcoin non sono da guardare, poi quando si ferma le altcoin pomperanno, ma sono tutti degli assunti basati magari sul passato, sulla statistica, e quindi potrebbero non essere giusti poi nella prossima occasione. Quello che faccio io, lo ripeto molto spesso, inerente alle altcoin, è guardare il grafico della dominance. Io lo ripeto un'altra volta perché penso sia sempre utile da sapere anche solo per confronto. Io guardo banalmente il trend della Bitcoin dominance e se lo vedo discendente, mi baso su tre medie mobili, 9, 30 e 100 giornaliere, e se vedo che la dominance è inferiore alla EMA 30, la EMA 9 incrocia a ribasso la EMA 30, sono già due segni di maggiore esposizione in altcoin. Quindi vuol dire che le altcoin stanno sovraperformando Bitcoin ed è il momento in cui sono più interessanti. Quando infine le altcoin, cioè la dominance, scusate, cross a ribasso anche la EMA 100 e in seguito la EMA 30 incrocia a ribasso la EMA 100, sono altri due step. Quindi in sostanza ognuno di questi step rafforza il downtrend della Bitcoin dominance, mi invoglia a espormi sempre di più in altcoin perché ho più probabilità che le altcoin sovraperformino Bitcoin. Se le altcoin stanno sottoperformando Bitcoin, io non ho nessun interesse speculativo a espormi su di esse.
Quindi la regola, cioè ciò che va a regolare il rapporto tra altcoin e bitcoin è questo grafico. È una fortuna avere questo grafico perché ti dice esattamente quello e tendenzialmente si comporta in maniera molto pulita, se ci fate caso, ha dei trend abbastanza ben definiti ed è facile da analizzare. Per questo motivo io consiglio davvero la lettura di questo grafico prima di prendere decisioni avventate basate su predizioni sulle altcoin. Vediamo adesso che volete vedere che ci torna dentro al triangolo Bitcoin, ci fa sto numero pazzesco. Comunque, continuiamo. Secondo te è meglio farlo comunque il KYC anche quando non richiesto, tipo su Binance? Potrebbe aumentare il livello di sicurezza? Bella domanda. Perché di fatto se ci si rimane chiusi fuori dall'account, ad esempio, se si ha fatto il KYC, insomma, è facile dire l'account è mio, se non ci credi guardami, cioè nel senso videochiamami, ti faccio vedere i documenti e così via. Però di fatto non è neanche giusto, secondo me, spammare KYC ovunque. Quindi se è Binance, se è il Coinbase, se è un exchange che utilizziamo sempre, di cui ci fidiamo, io sono per il fare il KYC, perché di fatto comunque è una piattaforma che utilizziamo e quindi insomma è anche giusto farlo per avere quel grado di tutela in più. Se è un exchange che usiamo una volta ogni morte di papa, forse è meglio non usarlo proprio, ma è meglio appunto non andare a fare il KYC ovunque se è solo per farlo fine a se stesso. Ecco, io lo farei soltanto sulle piattaforme che usiamo, perché i dati, meno li si dà in giro, comunque meglio è. Ciao Luke, grandissimo, seguo i tuoi video ormai da mesi e non posso fare altro che dirti grazie per tutto quello che hai fatto per la community. Grazie a te, un piacere. Ho delle domande da farti. La prima è una riflessione che volevo condividere con te. Per esempio, se io ho 10 Ether a rendita su Celsius, prendo il 5,5% all'anno, ovvero ad oggi Ether è 1300, quindi 715 all'anno, ok? Così sono però soggetto alla volatilità di Ether, verissimo. Se invece io prendo a prestito 6500 stable collateralizzando i 10 Ether, allora qua ti ho perso perché secondo me era troppo grosso il messaggio. Non c'è più la seconda parte. Comunque, provo a immaginare quello che volevi dire. Allora, tu considera che se tu collateralizzi gli Ether, quegli Ether sono sempre tuoi, quindi sei comunque esposto alla volatilità di Ether. E se tu prendi in prestito le stable e poi quelle stable, non so cosa vuoi fare, le metti a rendita in qualche modo, tu comunque rimani esposto a Ether, ok? Adesso, completa il messaggio, se riesci, così magari finiamo la recensione, la mia idea, la recensione della tua domanda, della tua idea. Però non lo so, detto così mi sembra che non cambi sostanzialmente nulla. L'unico modo per coprirti della volatilità di Ether è o vendere Ether o shortarlo per una pari entità del tuo holding. Ciao Luca, puoi spiegare brevemente come funziona la riduzione automatica della leva su Binance Futures? In caso di liquidazione la posizione può essere ridotta, grazie. Allora, il deleveraging, non so esattamente come funziona, ma è un sistema di gestione del rischio che c'è in tutti gli exchange di derivati. In sostanza, quando c'è una posizione molto ampia nella controparte dove c'è meno liquidità, intendo long o short, c'è la possibilità che l'exchange abbassi la leva per preservare, diciamo così, l'integrità generale della piattaforma, il che vuol dire che se uno apre una posizione gigante con una leva enorme short e non c'è liquidità dall'altra parte, allora quella posizione viene ridotta. C'è una coda che mette in cima ovviamente le posizioni a maggior rischio, ma credo che a un comune mortale non dovrebbe mai succedere di finire tra i primi della coda, perché il target sono le posizioni grosse ad alto rischio e ad alta leva, che vengono appunto deleveragizzate per diminuirne il rischio e l'impatto poi sulla piattaforma, perché altrimenti c'è il rischio che con tante posizioni in leva molto alte e poca liquidità si vada a creare una situazione dove non si riesce a compensare le liquidazioni di tutti, che è un bel rischio per l'intera piattaforma. Ciao Luke, vista la peculiarità del settore cripto e l'eccezionalità dello strumento Bitcoin, ritieni che l'approccio all'analisi tecnica debba essere quello classico o vadano fatti degli aggiustamenti vista la particolare natura di Bitcoin? Bella domanda, ma guarda, io ti dico la verità, secondo me Bitcoin si presta ancora meglio all'analisi tecnica rispetto a un altro asset, perché Bitcoin
non è regolato dal punto di vista proprio del prezzo, non ci sono limiti, non c'è che non può scendere di tot, non può salire di tot, i mercati vengono chiusi se succede una cosa, si impediscono gli short, cose così. Quindi è in una sorta di costante price discovery data unicamente dalla domanda e l'offerta. Questo lo rende estremamente soggetto alle leggi umane, alle leggi delle masse, che sono quelle che l'analisi tecnica poi punta a studiare. Ti ricordo che l'analisi tecnica ovviamente non prevede il futuro, quindi non va impiegata come uno strumento predittivo, ma come uno strumento di lettura del grafico, quindi capire le strutture di mercato, capire i livelli chiave, fare scenari, attribuire probabilità ad ogni scenario e soprattutto dei livelli di ingresso e uscita nel caso in cui si voglia fare un trade o un'operazione. Ciao Luke, il token che volevo farti analizzare, che è solo su DEX, è DOF. Cos'è la ciambella, DAF? Il progetto è PyDAO, lo conosco bene da tempo e anche il team che c'è dietro. Per me ha un grandissimo potenziale, ma se ne parla poco. Poi, come dici tu, non è detto che un buon progetto sia seguito da un aumento di valore del token e sono consapevole che sarebbe una scommessa. Il grafico è bruttino, ma potresti darci un occhio? Secondo te quale livello si dovrebbe recuperare per renderlo un minimo interessante? Allora, è su Uniswap, DAF, vediamo, che è solo su Ether, no, c'è anche in DAI. Allora, andiamolo a vedere, DAI. Oh mamma mia, oh mio Dio, che cos'è? No, aspettate, vediamo se è meglio su Ether il grafico. Sì, forse sì. Allora, il grafico è raccapricciante, non bruttino, e quindi ti direi che forse è meglio no, nel senso che è un downtrend più unico che raro. Capisco che Ether è andato molto bene, quindi potrebbe essere ingannevole, però meno 60% in 2 mesi, insomma, non lo so, forse... Capisco che il progetto sia interessante, però caspita, questa coin sta veramente, è in price discovery ribassista, non è proprio il momento ideale per entrare. Cioè, io per adesso, questo è un grafico su Ether, non sono abituato a analizzare una coin contro Ether, quella contro DAI non ha storico, quindi non riuscirei veramente a farlo, però dal punto di vista del mero grafico, per avere una voglia anche minima di entrare dovrei vedere una vagonata di domanda, quindi una botta improvvisa di domanda che fa capire che la struttura si sta invertendo, perché per adesso non c'è nemmeno un segno positivo, ecco, quindi non lo so, direi che non, cioè stando a questo grafico ci sono solo segni di lasciar perdere, ecco, peccato, se è un bel progetto, perché varrebbe la pena magari approfondirlo. Andiamo avanti. Ciao Luca, potresti guardare il grafico Monero USDT e dire cosa ne pensi? Certo, e se ti va magari accennare anche cosa ne pensi del progetto dal punto di vista fondamentale. Allora, Monero, niente da dire dal punto di vista fondamentale, se non che è una privacy coin. Il che è buono di per sé, perché le privacy coin hanno sempre, diciamo, la loro nicchia, però non è buono dal punto di vista del mercato. Perché? Perché le regolamentazioni, che stanno entrando sempre più a gamba tesa, non vedranno mai bene le privacy coin in un mondo dove si vuole tracciare, analizzare, esaminare. Hai visto il discorso di poco fa, no? Del KYC addirittura sui wallet privati, e figurati se c'è una coin che non permette di essere tracciate e oscura le transazioni. Ecco, quella credo che sarà sempre più ostacolata dagli enti regolatori e quindi ne risentirà il suo valore di mercato, perché gli exchange non la potranno listare e così via. E questo è il mio pensiero sui fondamentali. Per quanto riguarda il grafico, guarda, il grafico in Bitcoin è brutto come poche cose al mondo, perché ha perso il suo unico supporto qui a 6204 e adesso anche lui è in price discovery ribassista. Ha avuto un impulso di domanda, ma neanche lontanamente sufficiente a contrastare il dump in corso, ok? Il minimo che vorrei vedere è un reclaim dei 6204, quindi una roba così, tac tac tac. Per quanto riguarda Monero dollaro, visto che tu avevi chiesto questo, andiamolo a vedere. Allora, il grafico è tutt'altro che brutto in questo caso, però il merito è di Bitcoin per la maggior parte della cosa, no? Dell'andamento, perché Bitcoin è in crescita parabolica, quindi non
farti ingannare dal fatto che sembra in uptrend, perché in realtà è Bitcoin a essere in uptrend, lui è in downtrend contro Bitcoin e lo sta sottoperformando in maniera molto molto pesante. Quindi questa è la mia visione riguardo a Monero. Ciao Luca, per analizzare una cripto sul grafico, quale è consigliato prendere? Quello comparato al dollaro o al Bitcoin e perché? Uno dei due è più influente sull'altro, oppure va fatta un'analisi incrociata dei due? Grazie mille. Allora, io ti dico, personalmente tendo a preferire, come avrete visto, quello contro Bitcoin, perché mi dà una visione più nitida. Abbiamo appena visto con Monero la differenza tra i due grafici. Monero dollaro sembra in uptrend, Monero Bitcoin sta precipitando verso il vuoto cosmico. Quale dei due è giusto? La risposta è dipende. Dipende da cosa? Allora, io credo che principalmente a noi interessi investire o speculare, quindi guadagnare in qualche modo dal mercato cripto. E io credo che il modo giusto di farlo sia andare a seguire la coin che va meglio delle altre. Quando c'è Bitcoin che va meglio delle altre, che inoltre ha anche la caratteristica di avere più liquidità, più volumi, quindi è un mercato più maturo, non ha senso, secondo me, andarsi a esporre su delle altcoin, perché diventano delle scommesse. Quando al contrario le altcoin, lato speculativo, si comportano meglio di Bitcoin, quindi il grafico altcoin Bitcoin è crescente, allora ci sta andare a fare la speculazione sull'altcoin, ma con lo scopo poi di tornare in Bitcoin, quindi di andare ad avere più Bitcoin alla fine. Questo è lo scopo del trading delle altcoin per quanto mi riguarda. Poi mi rendo conto che c'è chi va a investire anche in altcoin. Io non vedo molto bene l'investimento in altcoin per i motivi che ho sempre detto, del fatto che è difficile, se non impossibile, dare un prezzo giusto, un fair price a una altcoin, con rare eccezioni, ok? Io stesso investo in alcune altcoin che sono FTT, BNB e Ethereum, ormai lo saprete già, ve lo dico ogni volta anche al costo di essere noioso, ma non per shillarle, ma per condividere banalmente, cioè a me piace condividere e dare ragione di quello che faccio, non dire le cose così astrattamente, ma dirvi anche il perché. E il motivo è che in FTT e in BNB ci sono degli incentivi, dei benefici di cui faccio uso concretamente. FTT la vedo come una coin ancora sottovalutata, comparandola appunto soprattutto a BNB. Vedo l'azienda che c'è dietro, che è un exchange. È semplice fare il business model dell'exchange, vedere i suoi flussi di cassa, capire poi come funziona la coin in base ai flussi di cassa della piattaforma, perché poi di fatto trae valore da quello. Quindi si può andare a fare un pricing, a dare un valore a quella coin, cosa che non si può fare col token della piattaforma XY, perché non sai esattamente come funziona, quindi è un grosso pericolo. Non voglio andare off topic adesso, perché non era questa la tua domanda, però io ti dico, il grafico delle altcoin io di solito lo guardo contro Bitcoin, perché mi interessa la speculazione su di esse. Continuiamo. Dunque, andiamo un po' avanti, perché sennò leggo solo le prime domande. Ciao Luca, ma come fa PancakeSwap a mantenere dei tassi così alti? Ci ho messo qualcosina, ma mi sento in pericolo. Allora, PancakeSwap, di cui ne ho parlato tra l'altro in un video dedicato, è un modello ad alto rischio, a mio parere, perché è molto molto incentrato sulla crescita di prezzo del token Cake. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza lì ci sono pool di liquidità che ti danno la possibilità, se tu vai a dare liquidità, di farmare il token Cake. Il token Cake tu lo metti in staking e ottieni altri Cake, quindi via, elevato al quadrato. Col token Cake stakeato puoi anche ottenere altri token, insomma è molto basato sul token Cake, come capirete. Pertanto la mia visione di PancakeSwap è che è molto bello, molto interessante, però bisogna uscire al momento giusto. In sostanza, quando l'uptrend di Cake si arresterà, finirà o si invertirà, io credo che ci sarà una forte contrazione dei volumi, della liquidità, dei tassi di interesse sull'intera piattaforma. Buona parte della DeFi è dipendente dal trend del token sottostante. Bisogna fare attenzione in generale a questo, che sia PancakeSwap, che sia SushiSwap, che sia qualsiasi piattaforma su cui si farmano i token. Quando il token che si farma è in uptrend, gli APY saranno sempre maggiori rispetto a quando il token che si farma è in downtrend. Chiaramente più il modello è speculativo, come in questo caso che c'è il cake al quadrato, più l'effetto domino
mercatino ne risente, quindi quando inverte il trend c'è un effetto palla di neve, un effetto cascata proprio, che va a far contrarre molto di più tutto quanto e di conseguenza anche il prezzo di Cake. Quindi attenzione, questo è il principale rischio, al di là ovviamente dei rischi canonici della DeFi, dello smart contract e così via. Bisogna sempre fare attenzione dove ci sono tassi alti, perché c'è sempre dietro qualcosina, insomma. Io tra l'altro vi avevo parlato di una nuova piattaforma di DeFi, se non erro, stamattina, no, non stamattina, forse, ma ieri, BadgerDAO, esatto, BadgerDAO, non so se magari vi interessa approfondirla. Allora, visto che ultimamente andiamo spesso a parlare di DeFi, ogni tanto vi faccio qualche mini approfondimento. BadgerDAO è un altro aggregatore di piattaforme DeFi che ha di interessante il fatto che aggrega tutte le varie piattaforme che operano solo su Bitcoin, sulle versioni tokenizzate di Bitcoin. È su Ethereum, quindi è anche lei afflitta dai disagi di Ethereum, dalle fee alte, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso volevo vedere se me lo riesce a caricare, magari non sarebbe affatto male, così ve lo mostro anche a voi, perché soprattutto, ecco, volevo farvi vedere che c'è tanta liquidità, quindi da questo punto di vista è buono. Gli APY sono alti e si può non avere impermanent loss, in particolare ovviamente sulle coppie BTC-BTC, perché c'è anche Ether Bitcoin, sì, WBTC Ether e così via, su questi c'è l'impermanent loss. Su BTC-BTC no, e in più c'è un APY alto perché, vabbè, questo ad esempio utilizza Curve per andare a farmare CRV, andare a ottenere le fee dei trade di RenBTC-VBTC, e inoltre si farma Badger veramente a cannonate. Il 48% dell'APY attuale è dato proprio da Badger. Anche questi APY non credo che dureranno, però sapete, il duro lavoro del farmatore è quello di seguire un po' dove ci sono gli APY più interessanti e i rischi più contenuti. Qua ci sono dei grandi volumi, gli audit sono stati fatti, certo è più rischioso di SushiSwap, è più rischioso di Uniswap, è più rischioso di Curve perché aggiunge uno strato in più, è un'app più nuova e così via, però io ve la segnalo così, a rischio medio chiamiamola, ecco. Se SushiSwap, Uniswap eccetera sono a rischio basso, PancakeSwap è a rischio alto, Badger io la reputerei a rischio medio, ecco, facendo una stima, una classifica. Benissimo, allora andiamo avanti, non vi voglio annoiare anche con queste cose, io non so mai quanto divagare. Ciao Luca, una curiosità, siccome il mercato delle cripto è aperto 24/7, qual è il senso pratico di ragionare sulle chiusure delle candele se non per mera convenzione comune, che dipenderebbe tra l'altro dal fuso orario di riferimento? Domanda che veramente calza a pennello, perché di fatto è vero. Io ti dico, io solitamente lo faccio perché vedo che funzionichi abbastanza bene col fuso orario attuale, e la cosa che solitamente mi fa propendere a questo tipo di analisi è andare a filtrare i movimenti rapidi, che di solito non dipende molto dalla chiusura, perché quando c'è un dump improvviso subito assorbito, poi c'è la shadow e solitamente la chiusura non va a cambiare molto. Però è un'osservazione molto furba, molto intelligente, perché di fatto anch'io a volte me lo chiedo, se cambiassi fuso orario mi vanno a cambiare tutte le candele, ma di fatto non credo in realtà, perché se anche vado a cambiare il fuso orario qua sotto, io credo che la chiusura della candela è sempre quella UTC, no? Non lo so, poi mi pare di sì per le cripto come convenzione, però di fatto non essendoci l'overnight è un po' diverso, non ci sono i gap, non c'è tutto quel discorso lì, però io vedo che funziona abbastanza bene e quindi non lo so, vedo che mi filtra un po' la volatilità del momento. Ciao Luca, potresti analizzare Link? Mi sono perso la salita e vorrei sapere se al momento è sopravvalutato o no. Ne parliamo tra poco perché sono appena entrato long su Link, assolutamente. Le cripto seguono Greenwich, mi sa, quindi GMT. Può essere, mi immagino ci sarà una time zone di riferimento. Grande Luca, cosa ne pensi di Theta? Continuerà a pompare come lo scorso anno? Quest'anno hanno in progetto anche un exchange decentralizzato. Allora, Theta, vediamo come sta andando. Che andava molto molto bene, tra l'altro si è appoggiato da poco a un supporto abbastanza importante. È in uptrend dal punto di vista macro, di fatto. Effettivamente, guardate, questo livello, 4869, questo... è importante perché, cosa ho fatto? Sbagliato.
È la chiusura di questa forte respinta settimanale, è stata ritestata qua, poi qui è stata rotta e è diventata un punto di incontro tra un cluster settimanale e secondo me liquidità giornaliera. Avevamo fatto questo discorso qui, no, cluster settimanale e cluster giornaliero, una roba del genere. Fatto sta che al momento quest'area di fatto funziona ed è il supporto principale, come vedete ha retto. La struttura è estremamente bullish, ha retto, qui abbiamo un equal high, quindi questa è la sfida principale da superare per procedere, ovvero andare a sfidare questo high e superarlo una volta per tutte. Io vedo due approcci a Theta, lato speculativo al momento. Il primo è proprio andarsi a posizionare su questa zona con magari un compounding anche qua sotto, che mi pareva avesse sempre significato esatto su time frame settimanale, clusterino anche in questo caso, parlo di 4200 sat circa. Quindi quella è una cosa. La seconda invece è attendere il breakout e proseguire da lì eventualmente, ok? Questo ovviamente ha un rischio rendimento migliore, perché poi si va a mettere lo stop loss qua sotto da queste parti e si ottimizza il tutto. Molto bello Theta, bel grafico, ben strutturato, e i fondamentali non li conosco bene, ma qualcosa mi dice che dovrei studiarmeli, perché sembra veramente che, non lo so, che abbia in serbo qualcosa di interessante. Benissimo, torniamo a noi. Ciao Luca, terza live che seguo, che ne pensi di SNX? Ben ritrovato alla terza live, e SNX penso solo cose positive, perché Synthetix è un'altra delle piattaforme DeFi che preferisco in assoluto, è una bomba, perché il creare asset sintetici poi tradabili in maniera decentralizzata col modello che hanno fatto loro di liquidità condivisa è pazzesco, e SNX è ben messo anche dal punto di vista grafico, perché ha appena rotto questo livello chiave che funge ora da supporto e quindi è buono per un eventuale entry con stop loss in caso di ritorno in questo range, ok? Questo è il setup speculativo più vicino che si può vedere su SNX. Gran bella piattaforma, niente da dire. Tra l'altro mi continuate a chiedere un tutorial più approfondito e mi sa che mi tocca farlo, dai, prima o poi lo farò. Adesso volevo, se riesco domani vi pubblico, che anche quello me lo chiedete tipo da anni, il come funziona crypto.com per la rendita passiva, visto che ho recensito praticamente tutte le piattaforme tranne crypto.com, e voi giustamente, ma perché non ne parli mai? Allora è giunta l'ora, e quindi se riesco a finirlo domani ve lo pubblico, ma Synthetix potrebbe essere un altro interessante approfondimento da fare, sì, decisamente. Ciao Luca, vorrei entrare nel mondo delle cripto, da dove mi consigli di partire? Allora, in che modo ci vuoi entrare? Cioè dipende veramente tutto che cosa vuoi fare nel mondo delle cripto, nel senso la porta d'ingresso principale, cioè io quello che consiglio davvero a chi vuole capirne di più è di leggere i testi di Antonopoulos, The Internet of Money, tutti i discorsi che ha fatto, ascoltare i suoi discorsi su YouTube, sono in inglese ma è un inglese semplice, e poi c'è Mastering Bitcoin e Mastering Ethereum, che toccano tutti i temi utili e interessanti, sia tecnici che non, per comprenderli bene. Quindi quello è la cosa più importante, ci si fa un'idea. Poi da lì, ovviamente, la curiosità porta, mi auguro, a cercare magari qualche tema più specifico. Su internet si trova veramente di tutto, ecco, quindi partire da lì sicuramente. Allora, dove siamo arrivati? Dunque, mi è saltato di nuovo tutto. H-Bar utilizzato in ospedali UK per controllo temperatura corporea per Covid-19. Interessante. Sto H-Bar ogni tanto fa qualcosa di interessante. Allora, ecco qua, mi sono perso di nuovo. Qua mi state veramente floodando di domande. Ciao Luca, ma se a fine anno abbiamo avuto una giacenza media superiore ai 5K su Binance, occorre pagare l'IVAFE come se fosse un conto estero? L'IVAFE no, sulle cripto, se non ho capito male, anzi penso di no, perché a me è stato detto così da un professionista, quindi mi auguro che sia vero. Comunque monitoraggio fiscale sì, quindi va dichiarato sull'RW, ma IVAFE no, non va pagata.
solo a monitoraggio fiscale. Ciao Luca, tutti stiamo seguendo il triangolo palese su BTC che si è creato. Ho visto che più o meno tutti in USA e un bel po' nel mondo puntano più su un'ulteriore spinta fino almeno a 45k. Essendo in un'area nuova di prezzo, lo vedi ancora plausibile un continuo buy the dip? Guarda, io ti dico, esiste anche il setup di anticipazione, volendo, se uno vuole seguire quello scenario lì, perché è anche discretamente facile. Tra l'altro, al momento ci troviamo in un'area a rischio rendimento estremamente favorevole per quello scenario lì, ovvero andare ad aprire posizioni long in questa area, nella parte inferiore del triangolo, ma fino anche a questo supporto, e quindi questo presume, cioè si basa ovviamente sull'idea che questa è un'accumulazione, idea che è rafforzata dal fatto che è una lateralità in un pieno fortissimo uptrend, e quindi teoricamente questo è un classico setup da uptrend, no? Da pausa durante un uptrend. Tuttavia, la cosa che un attimino mi frena è il fatto che siamo iperestesi. Il fatto che siamo iperestesi mi fa venire meno voglia di anticipare ulteriori estensioni. E quindi io personalmente scarto questo setup. In ogni caso il setup esiste, si basa sull'apertura di posizioni long in quest'area con stop loss, chiaramente se si invalida il tutto, quindi se andiamo a perdere il cluster che ci funge da sostegno. Dipende un po' da come uno si vuole gestire il trade stesso. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda prima di andare a vedere i grafici. Ciao Luca, ma di Zcash cosa ne pensi sul lungo periodo? Possiamo analizzare il grafico? Allora, analizziamo il grafico sul lungo periodo. Penso lo stesso discorso che ho fatto prima su Monero, sulle privacy coin. Purtroppo non godranno di tanta stima da parte dei regolatori e quindi saranno ostacolate parecchio. Il grafico non è bello, neanche in questo caso, perché abbiamo un downtrend veramente importante contro Bitcoin, guardate anche sul settimanale che è molto più palese, pressoché continuo, no? Veramente è una pressione ribassista senza precedenti, quindi questo è veramente il classico grafico sul quale non operare, non lo so, non dice niente di buono, ecco, questa è la mia visione. Allora, ultima domanda, poi giriamo verso i grafici, prima live che seguo, benvenuto innanzitutto, una domanda da neofita che si sta approcciando a questo mondo con poco capitale, lasciando il deposito sull'exchange, posso andare a fare qualche movimento cercando di seguire il trend di prezzo e poi fare la dichiarazione solo in caso bonifichi la somma sul mio conto corrente? O devo comunque andare a tenere traccia di tutti i movimenti? Questo argomento è un po' ostico e per chi comincia è un po' scoraggiante. Consigli, grazie per il lavoro che fai. Allora, ti dico, teoricamente bisognerebbe andare a dichiarare tutto dal punto di vista proprio della massima trasparenza. La verità è che ovviamente se si tratta di un capitale piccolo, di sicuro, cioè dubito che qualcuno ti verrà a contestare un bonifico, una transazione. Considera che, ripeto, andrebbe fatto, però capisco che se ti costa di più il commercialista rispetto a quei 2-3 trade che hai fatto, allora non ne vale la pena. Attenzione che se tu hai fatto solo acquisti e vendite spot, quindi senza derivati, non muovendo cifre alte, non devi stare a dichiarare le plusvalenze, quindi se hai comprato e venduto e basta sotto i 50.000 qualcosa di giacenza totale. Se al contrario hai fatto attività speculativa, quindi futures, derivati eccetera, teoricamente andrebbe sempre dichiarato e poi quindi pagando la tassa sulla plusvalenza, il capital gain. Allora ragazzi, torniamo indietro e andiamo a vedere i grafici. Qui vedo che qualcuno sta parlando di Grayscale e io quasi quasi vorrei fare un po' di chiarezza anche su Grayscale, non lo so, però ho paura di annoiarvi, ma no, facciamolo, perché anche sempre stamattina ne ho parlato su Telegram, no, di come funziona Grayscale. Grayscale in sostanza è da vedere come un grosso fondo di investimento, ok, che vende le sue quote ai clienti. L'investimento da chi è fatto? Ci sono allora due livelli di investitore. Il primo, chiamiamo
l'investitore accreditato che può andare a fornire i bitcoin direttamente a Grayscale, in cambio può vendere delle quote sul mercato secondario. L'investitore secondario invece può solo acquistare o vendere le quote che sono a mercato. Come funziona? Allora, se ci avete fatto caso, GBTC, che è il Grayscale Bitcoin Trust, ha un premium importante rispetto a Bitcoin, costa più o meno il 20-30% in più. Questo perché? Allora, da un lato perché è uno strumento regolamentato e in quanto tale offre numerosi vantaggi all'investitore azienda, all'investitore grosso capitale, perché non ha voglia di rischiare dal punto di vista fiscale. Inoltre gli investimenti tradizionali sapete che hanno molti sgravi, soprattutto in America, e inoltre non c'è il problema della custodia, ovvero se io compro bitcoin devo tenerli d'occhio, cioè non devo perderli, devo gestirli bene, e quando si parla di miliardi capite bene che il problema della custodia inizia a diventare un po' importante, no? Quindi uno è disposto a pagare di più per avere questo servizio. Inoltre c'è molta domanda e pertanto il prezzo sale. Il secondo punto è che gli investitori accreditati, che sono quelli, vi sto annoiando da matti, lo so, ma è importante da sapere per capire come funziona, si parla sempre di sto Grayscale senza capire cos'è. Gli investitori accreditati sono quelli che comprano Bitcoin spot su Binance, immaginiamo, over the counter magari, li vanno a dare a Grayscale e in cambio loro possono vendere le quote, cioè loro vanno a dare, che ne so, 100 bitcoin al fondo di Grayscale e Grayscale gli dà la possibilità di vendere l'equivalente di 100 bitcoin in quote del GBTC. Quindi loro guadagnano il premium perché depositano bitcoin, vendono le quote e hanno già un premium guadagnato praticamente in modo sicuro. Capite qual è il vantaggio, no? Ovviamente gli investitori devono essere accreditati. Sapete chi è uno di questi investitori accreditati? BlockFi. E BlockFi che meccanismo ha? Guardate caso, lui va a far depositare i vostri bitcoin sulla loro piattaforma, lui fa i lending e indovinate a chi li fa? A proprio i fondi come GBTC. Lui va a dare in lending i loro bitcoin a GBTC, vende le quote, incassa il suo premium e siamo tutti felici e contenti. Noi ci prendiamo il 6% su bitcoin, che è già una buona rendita, lui più del 20% perché c'è il premium su GBTC che ha più del 20%. Bene, chiudo la parentesi, non vado oltre per non annoiarvi ancora di più, vi avrò già fatto scappare tutti quanti, però è importante capire questi funzionamenti perché sono importanti dal punto di vista proprio di come funziona il mercato. Andiamo a vedere il grafico, torniamo sulla terra. Allora, il triangolo sì o il triangolo no? Il triangolo no per adesso, perché come vedete è stato violato a ribasso. È stato violato a ribasso nella candela di oggi e attualmente ha tracciato un minimo sui 33.300 più o meno, quindi ha perso anche, ha rotto, cioè non l'ha perso, l'ha andato a cozzare il low precedente che era 33.970, però si è scatenata subito domanda qua dentro, l'ha riportato in alto, attualmente la shadow supera il body, quindi la domanda si sta facendo sentire. C'è da vedere come chiudiamo, perché se chiudiamo di nuovo all'interno del triangolo è ancora tutta aperta la partita. Se chiudiamo da queste parti comincia a sembrare sempre di più un triangolo discendente più che un triangolo isoscele simmetrico, e quindi la perdita del triangolo in seconda battuta dei 33.970 e in ultima battuta del cluster 32-33K dipinge uno scenario più tendente al ribassista. Allora, chiudere qui non vuol dire niente perché siamo ancora in triangolazione, anche se ripeto tende di più a un triangolo ribassista che simmetrico. Se chiudiamo qui, identica cosa, con in più il rafforzante che abbiamo fatto un lower low, e quindi questo potrebbe spingere un po' di più verso il ribasso, ma essendoci questo supportone sotto molto forte c'è ancora appunto da considerare quello. Chiusura sotto al cluster, vabbè, buonanotte, è invertita la struttura per il momento e quindi prosegue il ritracciamento con prossimi target. Avevamo visto
Cioè sull'intraday 29.870, sempre sull'intraday 27.725 e infine sul daily abbiamo un 26.000 che è il primo livello di supporto dignitoso. È vero, anche questi intraday hanno il loro perché, perché vedo che hanno già funzionato in passato e quindi li abbiamo tenuti in considerazione, però il più forte è 26. Poi ce n'è uno ancora più forte che è un vero riferimento, è un attrattore, cioè un range che ha durato un po', ci sono tutti i volumi qui, quindi in sostanza questo è il polo di accumulazione principale, 22.750, 23.880, questo è un livello importantissimo di prezzo, perché perdere anche questo è un segnale veramente forte di ribasso, ecco. Fin tanto che comunque rimaniamo sopra i 20.000, sopra questo range, la struttura macro rimane invalidata. Iniziare a perdere anche quei livelli lì, non benissimo, diciamo che è meglio se non succede. Nel frattempo che ritracci è bene, io lo continuo a ripetere anche a costo di fare il gufo della situazione, perché comunque c'è un'opportunità di ripartire in maniera un po' più pulita. I setup quindi in vista quali sono? Allora partiamo da quello che ho utilizzato io, perché lo sapete sono esposto long spot, quindi volevo coprirmi a tutti i costi. Ho iniziato la copertura, come vi dicevo negli scorsi live, sul cluster 4 ore, che era questo, nato da qua, proseguito, confermato, e una volta che lo abbiamo perso qui, io sul retest ho shortato una piccola parte, siamo più o meno al 4, qualcosa per cento di copertura attuale. Poi abbiamo fatto un altro test con rifiuto, questo insomma è un segnale di offerta abbastanza importante, tant'è che ha propagato il livello di prezzo dalle 4 ore al giornaliero. Guardate, questo livello prima era invisibile sul giornaliero, era sulle 4 ore, da il 16 gennaio è diventato un pool di offerta, tac tac, vedete ci sono le shadow, ci sono le chiusure qua sotto, è un pool di offerta, quindi è una resistenza di fatto anche su time frame giornaliero. Al momento il reclaim di questo livello quindi è un setup bullish, per inciso, quindi, perché ovviamente dove c'è una resistenza importante la sua riconquista è un setup bullish. Per ora io però ho voluto a tutti i costi, è forzata come cosa, ho voluto shortare a tutti i costi per coprirmi un po'. Il mio scopo è unicamente quello. Se andiamo a perdere di nuovo il cluster, questo giornaliero, di nuovo nel senso se andiamo a perdere questo cluster, di nuovo c'è un ulteriore setup short, quindi io rafforzerei il mio short portandolo più o meno al 10%, e altrimenti è un setup short, è il primo, perché invertiamo la struttura, finora la struttura è intatta, perché comunque abbiamo una lateralità in cima a un uptrend fortissimo, senza ancora un lower high, lower low confermato, quindi la struttura è intatta, ripeto, se andiamo a rompere questa zona perdiamo un livello di supporto, facciamo un lower low e quindi la struttura è invertita. In questo caso abbiamo o il setup short in questa maniera, tac, così questo è un setup short con stop loss in caso di recupero del livello stesso, che poi diventa un setup long, attenzione, perché una volta che andiamo a ritracciare così, questo livello chiave rimane importante, perché guardate quante volte ha prestato servizio prima di essere rotto. Pertanto il suo reclaim è un setup long da manuale, ok? Chi non vuole shortare, chi banalmente vuole aspettare che termini il ritracciamento, quello è un bel segno. A seguire abbiamo questi altri livelli chiave sui quali si può o distribuire un'accumulazione su ipotesi appunto di ritracciamento con chiusura dell'eventuale posizione in caso, eccolo qua, il bot mi fa partire degli short a raffica, in caso di perdita del bias macro, quindi di questo range o eventualmente addirittura dei 20k, però è un buon modo per mediare a ribasso il prezzo su questo ritracciamento, altrimenti ripeto il reclaim dopo il ritracciamento per i setup long, per chi invece non vuole anticipare ma vuole seguire, ecco questo è il discorso. Questo è quanto, quindi Bitcoin è messo così, bisogna stare molto molto attenti perché i movimenti di questi giorni andranno a determinare l'imminente futuro di Bitcoin, se ritraccerà oppure se continuerà questo consolidamento, andando quindi a rendere quest'area, nel caso in cui poi dovesse di nuovo rompere a rialzo, un gigantesco polo di accumulazione. Stiamo a vedere, tutto è possibile. Andiamo avanti parlando di Ether.
Allora, Ether Bitcoin, guardate, qua ha fatto di nuovo un setup long pressoché da manuale, però ha dato poco tempo per approfittarne, quindi ci sta a perderselo. In ogni caso, allora, vi ricordate, no, questo? Allora, avevamo parlato di questa resistenza innumerevoli volte, 0.0335, ok? Penso che ve lo ricorderete, vi ho fatto una testa così. Resistenza veramente fondamentale che è stata rotta nella candela della settimana scorsa. E poi andiamo a zoomare nel time frame giornaliero, tac, retestino così volante, poi via che riparte. Al momento Ethereum sta testando l'ultima area di resistenza che si trova sopra la sua testa. Andare a rompere quest'area di resistenza è un segnale fortissimo bullish che lo proietta dritto dritto verso il target 0.0554, notevole. Quindi Ethereum, occhi puntati assolutamente su Ethereum. Setup in vista, allora in caso di superamento di tutta quest'area, tutta l'area diventa un possibile entry. Al momento c'è ancora il livello 335, 0.0335 in caso di flash dump eventualmente, e basta, perché se poi andiamo a perderlo si perde un po' l'ultima parte della struttura, si ritorna nella fase di range, quindi non è neanche tanto più da long sull'immediato. Questa è un po' la mia visione. Chainlink, ho appena aperto una posizione long anche lì, perché, allora, anche questa ve la meno da un po', allora, le altcoin, l'ipotesi iniziale è che le altcoin stanno andando bene, la dominance è in downtrend, io mi posso esporre un po' di più perché le mie regole me lo concedono, pertanto sono andato a cercare altre altcoin, una delle quali è Chainlink. Allora, Chainlink, come vedete, ha fatto questo bottom, innanzitutto, che aveva come massimo questo clusterino verde, ok? Una volta rotto, pam pam, è partito, senza retest né niente del genere. Si è creata una duplice zona di entry possibile, una data da questo livello storico, tac e tac, vedete, è una zona di un pool di liquidità storico che si propaga tranquillamente fin qui ed è ancora valido, e la seconda zona invece è la zona sopra al breakout, quindi tutta quell'area tra il cluster, la chiusura delle candele, e poi addirittura le ho unite insieme per fare un'unica grande area. Qua bisogna scegliere in che parte dell'area posizionarsi, perché è ampia. Quindi posizionarsi verso il top minimizza il rischio di miss, che è quello che ho fatto io stavolta, però peggiora il rischio rendimento, perché lo stop loss è qua sotto, ok? Mentre andarsi a posizionare più in basso va ad aumentare il rischio di miss, perché magari non andiamo a ritestare lì prima di partire a rialzo, però migliora il rischio rendimento. Bisogna trovare un po' un ottimo di questa cosa. Io personalmente ho scelto come entry questa zona qua, ok? Andando a posizionarmi due terzi qua e un terzo da queste parti, più o meno, non ricordo il livello esatto, però ripeto, va a gusti a seconda del profilo che si vuole tenere sulla posizione. Il primo target teoricamente, che è questo già stato testato, è proprio 65.000 sat, se viene ripreso 82-84, quest'altra area qua in alto. Quindi questo è Link. Poi c'era di interessante anche Aave, che qualcuno di voi mi ha fatto notare. Allora, andiamolo a vedere. Guardate, allora, il macro è pazzesco, è positivissimo. Poi abbiamo dei livelli di supporto enormi. Allora, il primo, vabbè, qua giù 15.000 sat, non lo dico neanche. Poi abbiamo quest'altro, 38.240 fino a 41.500, quest'area verde qua. E poi infine il più fresco, il più nuovo, 45.400, 50.000 circa, questo pool qua, ok? Che è diventato, credo sul settimanale sia più visibile, eccolo, guardate. Qua è molto più visibile in quanto pool, quindi tac. Al momento è il supporto principale, quindi quest'area è un entry, ci può stare. Adesso vedo che sta un po' flettendo, si potrebbe puntare come setup speculativo su 1 e 2 come ingressi. Di nuovo stop loss qua sotto e quindi anche qua de gustibus sulla scelta del peso da dare agli ingressi. Ragazzi, io ripasso la parola un attimino a voi per terminare con questi ultimi 5 minuti di domande e spero che vi siano state utili queste analisi. Via, via, sfogatevi. Allora, VET BTC, andiamolo a vedere. VET BTC, tac.
Che oggi ha pompato. Allora, qua c'è pieno di scarabocchi che abbiamo fatto tempo immemore fa, secondo me, perché vedo ancora troppo verde e qua di verde non ce n'è rimasto molto. Allora, al momento si trova al culmine di un downtrend, ok? Che però sta cercando di fare il suo costrutto di bottom. Guardate, questo livello chiave 98 sat, vediamo se è sul settimanale. Yes, guardatelo, abbastanza evidente. Si è rotto. Cos'è sta roba? Un'altra freccia, cose a caso. No, questo è un clusterone di prezzo gigante, in effetti, che però più avanti vedremo. Allora, si è rotto questo livello, vedete che riferisce a tutto ciò come un bottom. Quindi andare a rompere questo livello va a individuare un entry area che si trova qua tra gli 89 e i 100 sat. In sostanza, quindi questo è il primo setup a cui dare attenzione, perché di fatto i bottom sono per ora crescenti, quindi non è neanche malaccio come coin, tutto sommato. Ce ne saranno sicuramente di migliori, perché vedete non è proprio un uptrend questo, però un po' di ispirazione volendo c'è. Ecco, questa è la mia visione. Benissimo, poi allora, ciao Luke, prova a riscrivertelo. Quale percorso di formazione dovrei intraprendere per diventare un trader professionista? Guarda, io ti dico, formazione, cioè ci sono molti corsi online che però sono fuffosissimi. Io ti dico, personalmente quello che ho fatto è tanta esperienza, ho scelto la strada dell'esperienza. La formazione è utile se hai bisogno magari di motivazione, più che altro di disciplina, però poi dipende tutto da te, perché ci vuole veramente controllo di se stessi, controllo dell'emotività, riuscire a darsi uno schema, cioè non è tanto lo studiare i grafici, perché come vedi le analisi che io faccio sono veramente basilari. Sono alla portata di tutti, chiunque le riuscirebbe a fare. Il difficile non è fare l'analisi, che può farla veramente chiunque, ma è andare ad aprire la posizione, cioè scegliere il livello di entry, il livello di stop loss, quanto rischiare per ogni posizione, come gestire il rischio. E questo, secondo me, cioè su internet trovi tutto, se tu cerchi e studi, approfondisci, trovi tutto, non c'è bisogno neanche di pagare dei contenuti. E però appunto il metodo è veramente fondamentale. Nel nostro canale Discord c'è una sezione che si chiama di contenuti didattici, una roba del genere, dove in sostanza abbiamo condiviso un sacco di contenuto gratuito buono, quindi filtrato nel senso positivo. Quindi puoi partire da lì senza spendere nulla. Ciao Luke, ti ho scritto anche prima, hai una posizione in mining? No, io il mining non l'ho mai fatto in vita mia. GRT, andiamo a vedere GRT. Allora, GRT BTC. Tac. Bene, allora, grafico strano perché ha avuto un pampone iniziale che poi ha dumpato e adesso è ritornato, sembra tipo una giga, un giga triangolo, no? Che potrebbe andare avanti a fare così, non lo so. Per il momento non ci sono, secondo me, segnali da prendere una posizione, cioè non c'è abbastanza storico per come la vedo io. Forzando proprio in maniera estrema il tutto, si potrebbe andare a individuare questo clusterino come supporto e quest'altro supporto come zona di bottom. Quindi questa tutta l'area poi per esteso, questa, tac, diventa un entry con stop loss qua sotto. Dai, non è neanche male come posizione, come rischio rendimento, perché alla fine lo stop loss è molto vicino. Però ovviamente conta che c'è il rischio del poco storico, questa è un po' la situazione. Grandissima la spiegazione del collegamento di BlockFi con Grayscale. Guarda, mi fa piacere perché è un po' noioso, magari da affrontare alcune tematiche, però è importante da capire. Luca, statisticamente l'investimento di lungo termine sembra costantemente essere più conveniente che fare trading. Hai mai calcolato effettivamente se i tuoi trade hanno un rendimento maggiore dell'investimento di lungo termine? Perché fare trading, insomma, a parte che per il divertimento? Bellissima domanda, complimenti. Allora, il discorso che faccio io è questo. Da un lato hai ragione, nel senso che fare 100% trading interviene una componente emotiva talmente forte che tende tra l'altro ad aumentare la percezione
percentuale di errore, dipendendo solo da quello, per quanto riguarda me. E pertanto quello che ho scelto di fare io è fare in sostanza investimento di lungo termine, e una piccola fetta dell'investimento che ho la uso per il trading. Da un lato per placare la scimmia che è quella della speculazione, no? Quindi per frenare un po' la voglia di speculare. Dall'altro per diversificare. Quindi io da un lato ho l'investimento di lungo termine, dall'altro il trading, messi insieme, dove funziona uno magari funziona meno l'altro e viceversa, sono molto sinergici, perché l'investimento di lungo termine tende a funzionare molto bene nel momento in cui tu hai un forte uptrend sul lungo termine, no? Nel momento in cui questo cessa di essere, quindi o hai una mega lateralità o peggio ancora hai un bear market, vedi che l'investimento di lungo termine inizia a sottoperformare. Noi siamo abituati molto molto bene con Bitcoin, perché Bitcoin ha avuto un rendimento pazzesco e quindi ovviamente è biased il risultato dell'investimento di lungo termine. Tendere a paragonare i risultati del trading o magari dei bot o simili con il risultato del buy and hold è fuorviante, perché abbiamo un buy and hold molto polarizzato, cioè c'è stato talmente un mercato rialzista che secondo me non ha senso come termine di paragone su Bitcoin. Però io ripeto, sovraespormi al trading a me fa male dal punto di vista del risultato e psicologico, perché è stressante, e quindi ho trovato il mio equilibrio in questa maniera, e inoltre mi aiuta a diversificare il portafoglio. Con questa interessantissima domanda io chiudo il live di oggi. Vi ringrazio per avermi seguito e per le domande che fate, che sono sempre stimolanti e interessanti. Vi ringrazio per le altcoin che avete suggerito, insomma per tutta la vostra partecipazione. Adesso teniamo gli occhi puntati su Bitcoin, perché è veramente in un momento critico. È una situazione che, in base a come si risolve, deciderà poi l'andamento delle prossime settimane. Quindi occhi puntati. E nel frattempo c'è veramente l'imbarazzo della scelta sui setup sulle altcoin, e chissà che appunto un flash dump o un pump improvviso di Bitcoin non vada a fare un flash dump sulle altcoin, e quindi tenere d'occhio i livelli chiave sottostanti e magari tener posizionato qualche entry potrebbe giocare a nostro favore. Con questo vi saluto per davvero, grazie di nuovo per avermi seguito, noi ci vediamo venerdì alle ore 18 sempre su Twitch. Alla prossima.